cosa c'è di meglio di una bella passeggiata la domenica mattina? Una bella passeggiata in natura. E perché andare da soli quando ci si può andare con un lama? Siamo nel Canton Zurigo in Svizzera ed oggi facciamo trekking con i lama. Benvenuti! You look the kleine, die Händchen. Unsere Tiere haben sehr gerne andere Tiere. Mhm. Ja. Ah, cool. Darf ich dir mal Samba geben, danke. Melissa. Melissa, un Samba? Ja. Samba. Genau. In settimana i colleghi e gli amici ridevano molto di questa mia uscita questa domenica a passeggiare con i lama nella natura. In effetti sì, è proprio una cosa insolita e curiosa. Però sono così docili questi animali ed è bello passeggiare con loro, perché poi stare insieme agli animali è sempre piacevole, no? Ciao Melissa. Lo so che tu quando ti incazzi sputi. Però oggi, se c'è qualche problema tra di noi, non ti incazzare, comunichiamo. A parte gli scherzi, la proprietaria ha detto che solitamente i lama non sputano verso gli umani, ma soltanto tra di loro. È molto raro che sputino alle persone. Difatti questo è un modo, appunto, come dicevo prima, per proteggersi e per allontanare chi li infastidisce. E quindi non c'è da preoccuparsi particolarmente, è insolito normalmente che sputino alle persone, per fortuna. Difatti sono proprio molto docili, guardate quanto è brava. Passeggia a passo d'uomo. Facciamo un bel giro in questo bel prato. Ragazzi, io vi invito a condividere questo video con i vostri amici, in modo da far vedere tutte le cose belle che ci sono qui, e ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi video in uscita, per guardare qualcosa di divertente di nuovo. Mi raccomando, iscrivetevi, così mi date una grossa mano a far crescere il canale. Ok, lei è Melissa e lei è Samba. Sono molto docili, difatti sono stati usati anche nei circhi qualche anno fa. La proprietaria ha detto che il capobranco è sempre una femminuccia. Questi lama inoltre vengono usati anche per la pet therapy, dato che appunto sono molto docili, possono essere semplicemente animali da compagnia. È stata proprio una bella idea venire a fare questa passeggiata domenicale. È una bellissima giornata e è proprio bello rilassante stare nella natura con questi belli animali. Io mi trovo nel Canton Zurigo. Vi lascio ovviamente come sempre l'indirizzo e il link del posto che abbiamo visitato e della cascina che ci ha ospitato per questo bel trekking con i lama, in modo che se siete in zona ve lo consiglio, è stata una bella passeggiata. Nel caso si viene qui con dei bambini sicuramente apprezzeranno, perché sono proprio molto docili e gentili questi animali, e quindi una bella passeggiata in natura è sempre una bella idea. Qui invece ci sono degli alpaca, i loro cugini, e adesso si salutano. Tra il lama e l'alpaca, in effetti sono della stessa famiglia, e vengono usati sia come animali da compagnia, ma anche per la loro qualità della loro pelliccia, perché è molto morbida e resistente. Quella dell'alpaca è scelta appunto proprio per la morbidezza, mentre quella del lama più per la resistenza, e spesso vengono uniti. Inoltre questa razza appartiene alla famiglia dei cammelli, e come vi dicevo, in Sud America è sempre stato usato come animale da lavoro. Però la caratteristica di questo tipo di animali è che possono sopportare fino a un quarto del loro peso, ma non sulla schiena, ma nei lati, solo nei lati, i lati della pancia, del busto. Però a differenza dei cammelli, che possono restare anche settimane senza bere, no, questa è nota, questa informazione, i lama invece devono bere regolarmente. Certo, però vivono in un bel posto questi lama, proprio nella natura. Sono dei lama felici. Certo che io di cose strane ne ho fatte nella vita, però una cosa così particolare e originale come questa non mi era mai capitato di farla. I lama vivono fino a 20-25 anni e raggiungono la maturità verso i 3 anni. Melissa, il mio lama, ha 14 anni, mentre Samba ha 4 anni.
Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, è stata proprio una bella giornata insieme a questi bei lama nella natura qui nel Canton Zurigo. Come sempre vi lascio gli indirizzi nella descrizione, fatemi sapere anche se vi è piaciuto questo video lasciandomi un mi piace. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. E io da questo bel posto, insieme a questi bei lama, vi saluto e noi ci vediamo alla settimana prossima.